omicidio, violenza, omertà, tantissime le risorse spese anche a livello nazionale per combattere un fenomeno tenuto sommerso per troppi anni. Non solo istituzioni in prima linea, ma grandissimo lavoro è quello svolto dalle associazioni e anche dalla scuola. Pescara mette in campo tre istituti scolastici, un'orchestra di fama internazionale, artisti del cinema e uno spettacolo pensato e studiato per far comprendere l'importante messaggio da diffondere fuori dalle case, dalle stanze che racchiudono quella violenza. Il messaggio più importante è che la scuola è in prima linea in questa grande battaglia di civiltà contro ogni forma di violenza, ma anche di prevaricazione di qualsiasi genere, anche di tipo psicologico nei confronti delle donne. I ragazzi delle nostre scuole stanno svolgendo da molto tempo dei percorsi di formazione che sono volti ad affermare valori forti come il valore del rispetto reciproco, della comprensione e della valorizzazione delle differenze anche di genere. Ritengo che l'arte proprio sia il mezzo per eccellenza per trasmettere questa sensibilità e per questo il Rosa Amara che noi replichiamo per la giornata contro la violenza sulle donne il giorno prima, il 24 novembre alle ore 21 al Teatro Massimo, parla di donne emigranti, le donne di ieri italiane, della Sicilia, i primi del Novecento e quelle di oggi dall'Eritrea, che comunque nel loro lungo percorso di vicissitudini subiscono anche violenza. In questo caso questo evento di Rosa Amara va a sostenere la costruzione della casa rifugio per la protezione delle donne che hanno il coraggio di denunciare questa violenza familiare da parte del centro antiviolenza Nanche.